Come da programma, il secondo giro ha come focus, se non il problema più grande, diciamo sicuramente uno dei punti dolenti, a seconda dei punti di vista, cioè quello della gestione dei prezzi e di conseguenza anche del magazzino, che poi in realtà se parliamo di magazzino parliamo di tante cose assieme, parliamo di logistica, parliamo di tecnologia, parliamo di competenze nella gestione, quindi come dire, in realtà all'interno di questo tema ce ne sono altri annidati. Però io vorrei iniziare subito, come dire, per avere l'idea un po' il polso del mercato, a fare un giro parlando di prezzi. Qual è la situazione adesso? Prego, Cerù. Inizio io, sono Paolo Cerù, sono coazionista del gruppo Poron, che è un'azienda che da 60 anni quest'anno produce polistirene espanso. E siamo nati esattamente nel 1962, la terza generazione. Io dico sempre siamo dei nani sulle spalle dei giganti, ovviamente non è un mio detto, ma di un filosofo francese di più di 1000 anni fa. E quando ho sentito gli interventi precedenti mi è venuta in mente questa frase, perché l'errore che non dobbiamo commettere è proprio quello di pensare di vivere questo momento, e anzi dobbiamo proiettarci direttamente al, qualche tempo fa diceva al 2025, ma dopo aver fatto uno splendido convegno con la BASF, che è il nostro partner storico da sempre, noi 2050. Ecco, il mio primo pensiero è che ci dobbiamo proiettare verso quegli anni. Ho sentito tantissime cose che sposo e condivido, tra tutte l'innovazione, che è importantissima, che è sia di prodotto che ci riguarda e sia di sistema che riguarda tutti quanti noi. No, ma questo, così ne parliamo da prima. Vado. Un giro sui prezzi. Sui prezzi è ovviamente un momento di otto volante. Fare magazzino per quanto riguarda i nostri prodotti è sicuramente difficile, ci sono clienti che si stanno proprio addirittura procurando degli spazi ad hoc per fare magazzino. E io dico che è il momento di fare magazzino, perché sicuramente i prezzi, come abbiamo visto anche questi ultimi 2 mesi, sono purtroppo sempre in risalita, e soprattutto essere magazzino, ma inteso come lo si intendeva una volta, ossia fare magazzino per dare il servizio ai clienti. Noi non lavoriamo con le imprese, non abbiamo mai lavorato con le imprese, e abbiamo sempre sposato l'idea che la distribuzione edile fosse fatta da voi, e quindi mai come noi in questo momento sposiamo l'idea che bisogna fare magazzino e bisogna essere magazzini. Quindi vi ringrazio anzi per questa partnership. Prego. Buongiorno, io sono Ravelli di Bifire, rappresento l'ufficio tecnico. In merito, diciamo, all'argomento di cui siamo stati chiamati a parlare, concordo ovviamente con la necessità oggi, per quanto ci riguarda, di fare magazzino. Il fare magazzino però, giustamente, anche come si diceva prima, non deve essere dal nostro punto di vista visto semplicemente con comprare un bancale e metterlo a terra. Fare magazzino oggi nel 2022 e per gli anni a venire è soprattutto diventare partner del produttore. Noi produciamo lastre tecniche per edilizia e isolamento termico ad alta tecnologia. Oggi è chiaramente un mercato che ci è esploso in mano, senza ombra di dubbio. Sono prodotti che viaggiano tantissimo. Chi ha fatto magazzino, chi ha avuto la lungimiranza di fare magazzino 6 mesi fa, ha pescato non un jolly, ha pescato 18 jolly. Noi stessi non riusciamo a stare dietro alle richieste, non riusciamo noi stessi a fare magazzino, perché non appena arrivano le materie prime sono subito in lavorazione. Quindi riuscire a farlo sarebbe chiaramente l'auspicio di tutti. Riuscirlo a fare probabilmente oggi è una cosa un po'... Ma il fronte prezzi, com'è la situazione? Il prezzo è chiaramente
in continuo aumento. Il continuo aumento è, a settimana scorsa era ancora in aumento e probabilmente lo sarà ancora, ma perché continua ad aumentare tutto. Non sono qui certo io a raccontarvi che cosa sta aumentando, però tra energia, trasporto della materia prima, acquisto della materia prima e il nostro fornitore che spende di più per produrre la materia prima, è chiaro che la cosa andrà a salire. Per cui, se l'intento è fare magazzino in vista di successivi aumenti, la risposta secondo me è sì, assolutamente. Distribuzione a Cotugno, fare magazzino o no? Buongiorno a tutti, volevo anzitutto prima ringraziare il gruppo Utrade per la splendida location e per l'incontro. Io rappresento, sono il presidente della Confapi Lazio, settore distribuzione, materiali edili e produzione, e in più sono amministratore del consorzio Gruppo Rea, che rappresento circa 130 rivenditori di materiale edile nel centro Italia. Allora, io parlo un po' più da a livello prodotto, ma a livello quello che sta succedendo a livello prezzi. Allora, c'è una bagarre per quanto riguarda anche in regione, tutti i prezzari sono tutti sballati, perciò anche lì è un argomento importantissimo che abbiamo visto ultimamente presso la Camera dei Deputati, questo tipo di discorso di rivedere tutti i vari prezzari, perché sono gli stessi che poi si fanno le gare d'appalto. Nello stesso tempo, ecco, abbiamo sotto l'occhio, sotto diciamo la lente d'ingrandimento, tutti i vari aumenti, 70% l'alluminio, il 30% il cemento, il legno e così via. Una cosa che abbiamo notato logicamente è anche una forte speculazione da parte di tanti produttori, questo bisogna dirlo. Sì, è vero, sono aumentate le materie prime, sì, è vero, sono aumentati i trasporti, però per alcuni casi vedo che hanno alzato un po' l'asticella. Ecco, noi teniamo come associazione di categoria sotto monitoraggio questo tipo di discorso. Logicamente prevediamo un livellamento per quanto riguarda le prodotti paniere, chiamiamoli così. Ecco, insomma, ultimamente ho sentito che anche il cemento a breve ci sarà il terzo aumento in 4 mesi, insomma mi sembra un po' esagerato. Sì, è vero che tutti i costi energetici sono aumentati, il famoso CO2, è tutto vero, però ecco, vediamo un attimino di verificare a fondo se questi aumenti sono determinati dagli aumenti delle materie prime. Belotti, prezzi e magazzino. Buongiorno a tutti, sono Antonio Belotti, direttore commerciale generale di Dakota Group. I prezzi, sono 14 mesi che non facciamo altro che rivedere le nostre condizioni di vendita. Questo chiaramente crea anche un problema, un disagio, un po' come sentivo dire nel precedente intervento, perché si crea comunque incertezza, malumore e quant'altro. Va detto che, almeno per quanto ci riguarda, abbiamo fatto la scelta tra il garantire ai nostri clienti continuità nelle forniture e quindi disponibilità di materiale sempre o possibilmente quasi sempre, piuttosto che spuntare il minor aumento, perché non si può parlare di miglior prezzo in acquisto, parlo di materie prime, semilavorati e anche di prodotti finiti. E abbiamo scelto la prima strada, quindi anche nel momento più difficile, più o meno intorno a marzo-aprile dell'anno scorso, di autentica carestia di materie prime, abbiamo comunque fatto il possibile e forse anche l'impossibile per non farlo mai mancare ai nostri centri stampaggio. Chiaramente l'altro aspetto, l'altro problema è legato proprio alla praticamente nulla negoziabilità che si ha nei confronti dei fornitori di materie prime, allorché hai bisogno di materiale e non ti metti a fare delle trattative che tanto spesso neanche ti permettono di intavolare. Ma siamo qui, possiamo raccontarlo, stiamo lavorando direi a pieno regime. E un terzo aspetto, poi concludo, è legato anche poi alla simultaneità o meno con cui si registra un aumento nell'acquisto di prodotti che poi noi utilizziamo in produzione, e poi questo ci induce a una revisione delle condizioni di vendita. Sì, però diciamo, come dire, il pensiero un po', come dire, sotterraneo è i produttori ci marciano un po'. Ma può darsi,
anche se mi sembra una cosa talmente generalizzata e che investe tutti, sicuramente tutti quelli presenti in platea, in modo trasversale, da pensare che o sono diventati tutto un tratto così bravi tutti i produttori, dai più grandi anche ai meno grandi, a attuare queste politiche di rincaro importante, perché non stiamo parlando del 2-3%, oppure evidentemente c'è una situazione globale che in parte quelli bravi e intelligenti ci spiegano, a macroeconomica e non solo, che porta o ha portato poi a questa situazione. Cianciosi. Bene, vorrei essere il meno ipocrita possibile. Grazie per gli aumenti, mi avete fatto guadagnare qualcosa. Alzi la mano chi non ha guadagnato nulla dopo il 31 dicembre, diciamo, dai, col magazzino che aveva dentro. E quindi magazzino sì. Perché magazzino sì? Perché se hai studiato il tuo territorio e sai che hai possibilità anche in prospettiva, è chiaro che cerchi di acquistare il più possibile, perché magari questa onda che cresce e ti porta ad acquistare sempre più a costi più alti e ti fa guadagnare qualche punto in più. E, ma magazzino si quando? Certo, quando hai il materiale a disposizione, perché se il produttore non ha il materiale a disposizione, stai lì in fila, attendi e quindi fai il magazzino quando riceverai il materiale. E seconda cosa, quando hai i soldini, perché se il punto vendita ha i soldini può fare magazzino, se non ha soldini e non può fare magazzino. Io parlo in un modo quotidiano del pratico e niente di teorico, credo. E allora, prospettive positive, sì, abbiamo il produttore o i produttori che possono rifornirci oltre quello che serve quotidianamente anche per fare delle scorte, bene. Abbiamo i soldini per pagare? Allora sì che facciamo un magazzino. Questo è il fatto concreto tutti i giorni. Ma però okay? A me sembra che siamo passati un po' da un estremo all'altro. Cioè, fino a ieri c'era il just in time. Non abbiamo il magazzini vuoti, prendiamo le cose che ci servono al momento. Adesso magazzini pieni, ma non è che si rischia, come dire, di cadere dalla padella nella brace, perché rischio, i prezzi possono anche abbassarsi. Non bene, detto che, ecco perché sì, ho sì, detto in previsione, studiare il territorio, conoscere, questi sono dei momenti culturali indispensabili per tutti noi e vedo che il successo della presenza dà ragione anche al mio piccolo pensiero. E quindi studiare il territorio, è naturale che dovremmo fare una spinta forte, politica. Ogni associazione che ci rappresenta deve fare in modo che queste agevolazioni in corso possano essere ancora di più dilatate nel tempo. Perché? Perché così dreneremo le speculazioni e permetteremo una produzione più continua, più costante, senza questa corsa folle ai prezzi e avremo modo di poter realizzare qualità distribuita nel tempo. Traduco, bonus invece che al 110% al 70% però su 5 anni. Benissimo. Per dire, questo è il concetto. Però un altro problema che sentivo, come dire, chiacchierando prima è che dice, la filiera produttori distributori, bisogna fare gruppo, bisogna fare filiera, però poi i distributori si lamentano che vengono disintermediati. È vero o non è vero? Beh, quando il produttore non riceve l'attenzione dal distributore, è chiaro che la mattina, chiunque tu sia, leone o gazzella, corri. Lo sappiamo, vero? Bisogna riportare il pane a casa, vero? E allora il produttore che non trova in quell'area il distributore, cerca di scavalcarlo. Chiede al proprio rappresentante, al proprio funzionario, di andare direttamente presso le imprese, gli studi, eccetera, per poter promuovere il proprio prodotto. Beh, ne parlava credo Nessi della cultura Nord Europa prima, eccetera. Noi in Italia abbiamo la cultura dell'opportunismo e questa è una conseguenza. A parer mio. Siamo sempre senza ipocrisia, no? Sempre. Siamo sempre diretti. Con la tranquillità, eccetera. Velotti, allora, che ne pensa? Il vero
Io penso che il vero rapporto tra il produttore e il distributore è quello. Il distributore deve comprendere bene qual è la filosofia del suo produttore, così altrettanto il produttore deve comprendere le forze, le qualità, la cultura del distributore, è lì che può avvenire il vero matrimonio. Io mi scelgo il produttore che mi assomiglia e io mi scelgo il distributore che mi assomiglia e io divento la longa manus del produttore, sia culturale che tecnico ed anche economico. Allora sì che avviene, secondo me, la vera partnership, allora secondo me le due parti viaggeranno nella stessa direzione, ma in armonia. Ma comunque il fatto economico rimane sempre una discussione aperta. È inutile dire, tutti tendenzialmente vogliamo guadagnare qualche soldino, a volte anche in più. Belotti, che ne dici? Ma io in questo caso, rappresentando il mondo della produzione, non sono completamente d'accordo, nel senso che questa bacchettata me la sento dire da quando avevo i capelli castano scuri, erano ancora i tempi dei convegni con il buon Giuseppe Freri. E il mondo della produzione fa quello che può, quando può e quando trova un interlocutore nel distributore che ascolta, che vuole pianificare, che vuole fare un progetto che prescinda in parte, non pretendo del tutto, dal prezzo, ci lavora e ci lavora anche bene, lo rispetta. E oggi, grazie anche a quel mare magnum che è internet, quando gli arrivano delle richieste, perché oramai arrivano quotidianamente, gliele gira e quindi contribuisce al suo reddito. Però questo non è che accada molte volte, forse negli ultimi anni un po' di più che in passato. E quindi di conseguenza, come correttamente diceva Cianciosi, si fa di necessità virtù e il produttore che produce e vende trova altri sbocchi per far uscire il proprio prodotto. Cotugno, d'accordo? Diciamo che questo è un argomento che sicuramente va analizzato sotto diversi aspetti, no? Perché il produttore ha una vision completamente diversa dal distributore, logicamente. Prima si parlava tanto di partnership, si parlava tanto, ecco, io ribadisco sempre il concetto, mi allaccio per rompere un po', diciamo, il ghiaccio, sempre, perché parlare sempre che di prodotto secondo me è un po' sterile, no? Allora io, ecco, sono d'accordissimo con l'intervento che ha fatto il professore, oggi ci vogliono queste famose competenze, no? Che è alla base di tutto, ma competenze sia da parte del produttore che da parte del distributore, ecco. Mi allaccio a questo argomento perché rappresentando 130 magazzini mi sono accorto che su 130 10 hanno competenze, proprio a livello statistico neanche un 10%. Lancio, diciamo, un messaggio che oggi tutta la formazione, c'è la formazione quella finanziata, perciò oggi per quanto riguarda voi imprenditori, se avete voglia, ci sono tantissimi strumenti, tantissimi soldi che oggi l'Europa e lo Stato mette a disposizione, che spesso, ahimè, né i consulenti del lavoro né i commercialisti mettono a conoscenza. Ecco, noi come consorzio, come Confapi, cerchiamo veramente di dare strumenti, di dare l'informazione giusta. Oggi ci sono i fondi interprofessionali, uno strumento che è validissimo, dove veramente lì potete fare la vostra formazione, non generica, ma come diceva il professore, oggi formazione specializzata. Il discorso che si faceva prima, no, per i bandi, noi stiamo partecipando a un bando Borghi, si chiama, col PNR, e sono dei bandi difficilissimi che nessuno riesce a fare. Ecco, lì il magazzino si deve attrezzare col famoso ingegnere specializzato, che solo lui potrà, diciamo, fare un bando, solo lui potrà sciogliere, diciamo, il filo che è dalla matassa e solo lui potrà portare un valore aggiunto al punto vendita. Passo la parola, grazie. Ravelli. Forse voleva intervenire. Ma io in realtà sposo completamente quanto detto dal mio collega, perché è vero che ci sono produttori, diciamo, nostri concorrenti, diciamo il nostro concorrente medio è la multinazionale dell'edilizia, no? Che
pur di vincere il cantiere, vincere la gara, eccetera, eccetera, sono disposti anche a saltare la distribuzione. Per quanto riguarda, diciamo, Defire, non è la politica che abbiamo scelto, anzi è completamente l'opposto. Defire cerca di coinvolgere sempre la distribuzione, perché se parla Defire parla una persona, ne raggiunge 20, se Defire parla a distributori raggiunge 20 distributori che a loro volta raggiungono 20 loro clienti, che a loro volta raggiungono altrettanti clienti finali. Per cui in realtà se si riesce a stabilire questa partnership di cui si parlava prima, si dà una mano a tutti. È chiaro che il primo alla fonte deve essere il produttore a scegliere questo percorso come tipo di politica. Arrivando alla specializzazione, quindi alla competenza, oggi è fondamentale, perché se continuiamo a chiamare qualsiasi materiale piatto di 2 metri per 1200 lastra di cartongesso, non andiamo da nessuna parte dal mio punto di vista. Ogni prodotto ha il suo nome, ha il suo mercato, ha le sue funzionalità, per cui è giusto che ci sia, è doveroso che ci sia una persona tecnicamente formata che spieghi che cosa serve ogni prodotto, perché ogni prodotto a monte, anni prima che viene messo sul mercato, è pensato, è progettato. Questo secondo me è il valore aggiunto che deve dare un produttore, che se è in grado di vedere alla lunga, è in grado anche di progettare prodotti che, se poi sono correttamente spiegati e immessi sul mercato, chiaramente valorizza. E si arriva anche all'intervento del signore di prima, che parlava di qualità del costruito. Io onestamente, parlando tutti i giorni, diciamo, alle mie spalle con la mia direzione e davanti con la forza commerciale di cui sono interlocutore, sento ancora tanto scetticismo, se vogliamo, nelle costruzioni a secco. No? Mi immagino ancora la signora Maria che va a bussare contro le pareti per vedere se sono di cartongesso, ma suona vuoto, non mi fido, voglio il mattone. Va bene. Però se si riesce a riportare tecnicamente che una lastra di cartongesso, chiamiamola così, è un prodotto che tecnicamente scavalca in maniera netta la costruzione di tipo tradizionale, probabilmente. Non so se ci sono qui rappresentanti laterizi, se no. No, non è una. Aspettano. È un cercare di migliorare, di progredire, andare avanti con il mondo della costruzione, che dal mio punto di vista, chiaramente, essendo di parte, immagino. Lei disintermedio o no? Allora, l'ho detto all'inizio, non lavoriamo con le imprese e me ne faccio un vanto. E soprattutto però, quando ho detto essere magazzino, dato che dopo ci sarà il professor Noci e quindi la provocazione la prenderà sicuramente, essere magazzino non vuol dire fare la banca. Perché prima abbiamo parlato di competenze, nessuno di voi ha la competenza per fare la banca, diciamocelo, non ce l'abbiamo neanche noi. Quindi secondo me un tema che è stato, diciamo, preso molto di striscio è: non esiste che il futuro possa continuare a essere così. A me i nostri produttori di materie prime, che sono multinazionali, quando hanno visto crescere così i volumi, perché necessariamente per incontrare la domanda abbiamo dovuto potenziare tantissimo l'offerta, e la prima cosa che hanno fatto, hanno detto che 90 giorni, 120 giorni, cioè scordatevelo, cioè noi paghiamo a vista. Materia prima che incide oltre il 50% del nostro, ci sono tanti altri costi che paghiamo a vista, ma la materia prima è sicuramente il prodotto che incide di più. Quindi questo che vorrei trasmettere, quest'idea, cioè i magazzini sono magazzini, non sono banche, e questo è secondo me un tema cruciale nel prossimo futuro. Abbiamo detto Amazon, cioè la gente è abituata a comprare, pagare e ricevere la merce dopo 24-48 ore. È lo stesso identico impresario edile che viene da voi e vi chiede:
Ma sì, facciamo un assegno post-datato a 120 giorni. Non esiste il titolo post-datato, è una cosa che non esiste in natura. E ancora molti di voi, anche noi, succede anche questo. Non lo dovrei dire, perché è illegale. Cioè, è una cosa assurda. Noi lavoriamo nell'illegalità giornaliera con gli assegni post-datati. Forse è troppo forte, può cancellare questa parte? Va bene. Noi no, noi come sistema. Grazie dell'applauso, perché ci vuole, bisogna cambiare il modo di fare magazzino. Grazie, grazie. Prego, professore. No, io credo che, cioè, il tema, innanzitutto, è questo tema di fare banca, no? È un tema che anche in altre filiere è emerso, se ne discute e se ne verifica l'insostenibilità in chiave prospettica. Tenete conto che il costo del denaro, peraltro, molto velocemente cambierà. Però il tema intrigante è, nel rapporto produttore-distributore, per quale motivo siamo in questa situazione? Cioè, noi dobbiamo chiederci per quale motivo c'è una pressione, no, del produttore nei confronti del distributore, e il distributore, in qualche modo, l'abbiamo visto prima, si sente schiacciato, no? Dicevo con Roberto, io lavoro in altre industry dove il distributore, che è più grande a livello medio di voi, è, come dire, però la grande distribuzione organizzata non è messa così, ok? Cioè, qui fuori c'è un Rossetto, non lo so, cioè, ho visto che c'è un supermercato qua fuori, questa catena qui, se fa 500 milioni di euro è tanto, un miliardo. Barilla ne fa di più, però Barilla è schiacciata dal distributore, cioè è viceversa. E dobbiamo chiedercelo perché nel vostro sistema si è verificata una cosa che è innaturale. Cioè, perché è innaturale che il distributore, che è più vicino al cliente finale, sia schiacciato dal produttore. Perché chi è in mano al cliente di solito vince. Ve lo siete mai chiesti questo? No, ma lasci perdere, scusi. No, sì, ma lasci perdere. Sì, però, come dire, questo momento non ci fa capire nulla. Quindi, io devo dire, sono molto preoccupato, cioè, il tema di fondo è che noi non dobbiamo andare a casa pensando, come dire, a fine anno. Cioè, a fine anno andrà bene, ma il problema è, io penso a voi nel 2026. E io, se fossi in voi, mi farei dei grossissimi domande. Me ne farei grossissime. Questo è il tema, vedete. Perché il 2022 sarà un anno, la si smarca in qualche modo. 2023 la si smarca. Io non sono convinto che la smarcherete a moneta, a configurazione costante nel 2026. Io vi dico che nel 2026 avrete uno scalino, come si dice in senso ingegneristico, spaventoso della domanda verso il basso. Perché quello che voi state sperimentando è un'accelerazione della domanda, non è creazione di domanda. Ok? Quindi io mi farei... E l'unica risposta che c'è è che voi siete legittimamente, quindi non è che guardiamo il futuro, cioè fino adesso questo si è verificato, perché voi avete esercitato la vostra funzione di distribuzione nello spazio e nel tempo. Quindi voi avete trasferito prodotti dal produttore al cliente finale. Questa funzione di distribuzione in chiave prospettica è sempre meno sostenibile. Perché l'effetto capillarità, ne parlavamo ieri sera, la vicinanza logistica non vorrà dire più nulla. Fino a ieri la vicinanza logistica era un fattore che vi premiava. Non vi premierà più. Non vi premierà la vicinanza logistica, vi premierà la vicinanza al cliente, che è una cosa molto diversa.
non è aprendo centinaia di punti vendita che io sono vicino al cliente. Lo ero nell'accezione tradizionale, perché essendo più vicino consegno più facilmente. Amazon, la merce, io ho ordinato una roba che, potendola tracciare, era in Colorado e in 36 ore mi è arrivata. Perché la logistica ormai, pensate che i produttori, no? Ci faranno problemi da questo punto di vista. I produttori, se potranno, vi schiacceranno, come avviene in qualsiasi industria. Il partenariato esiste se nel ruolo delle parti c'è una funzione di utilità. Fino adesso siete stati utili perché eravate vicino logisticamente al cliente. Se in futuro non sarete in grado di esercitare quello che ho detto io ve lo scrivo, vi disintermediano. Vi disintermediano. Quindi, per essere chiari, e ve lo dico con chiarezza, ma per dare una frustata, nel 2026 voi dovete, in questi 3 anni, trasformarvi nel senso che ci stiamo dicendo, investendo bestialmente nella formazione e nelle competenze delle vostre persone. Mi scusi, no? Quando lei parlava, no, della parete in cartongesso, è un problema nostro, non è un problema del cliente. È un problema nostro che non siamo in grado di comunicare. Il cliente non è tenuto, tu te la devi spiegare, lo devi convincere. Quindi noi dobbiamo investire, e la chiave non è spiegando il prodotto, ma è spiegando che cosa gli otteniamo come risultato. L'altro ieri ero con una persona, una semi-startup, in realtà non è una startup, è un'azienda che fa fior di milioni di euro di fatturato, e mi dice: ma questo prodotto qui faccio fatica a spiegarlo al cliente. Ma tu non devi spiegare il prodotto, c'è il cliente che gliene frega della tecnologia BAS, no? Spiegagli che se lui ha comprato un impianto dal 2003 in avanti, quell'oggetto lì gli risolve tutti i problemi. Quindi smettila di spiegare tecnologia BAS, 5 processori, serve a niente. 200 euro e ti risolvi un problema su un impianto a 10.000. Basta. Quindi io mi taccio, ma la uso strumentalmente questo, cioè guardate che non pensiate, ma poi potete darmi delle sberle e dire che sono un cretino, ma il mio mestiere qui è di aiutarvi a pensare, poi tratterete voi le vostre conclusioni. La mia sensazione è: non cadete nell'illusione che quello che state vivendo adesso durerà. Io vi dico che non solo non durerà, quando cambierà vi troverete un mondo completamente diverso, in cui o voi siete preparati, cioè sarete in grado di esprimere quella intimità col cliente, no? Quello che si diceva, lei parlava di conoscenza del territorio, quella è già una buona metafora. Conoscere il cliente. E non parlando, poi vi chiudo, del linguaggio del prodotto. Perché anche qui, fino a che voi parlate del linguaggio del prodotto, voi inevitabilmente, io parlo come distributore in questo caso, no? So che ci sono anche alcuni produttori, ma se voi continuate a parlare il linguaggio del prodotto, voi andate in sincronia rispetto al produttore e quindi fate il gioco del produttore. Voi non dovete parlare il linguaggio del prodotto, voi dovete parlare il linguaggio dei bisogni. Quindi c'è un bisogno di efficienza energetica, prendo la sua azienda e ne ho altre, scelgo io. Allora vedete che se voi siete in grado di diventare così autorevoli da orientare voi il processo di scelta dei vostri clienti, il produttore vi corre dietro. Vi corre dietro. Non sto dicendo che è facile, però sto dicendo che avete 4 anni. Avete 4 anni. Quindi nel 2026, quando se vi ritroverete, se ci ritroveremo, non dite poi che non è andetto. Avete 4 anni, anche il tema dei fondi interprofessionali. Ma sapete, io vado in aziende e come dice lei, ma che roba è? Cioè,
Ma voi accantonate dei soldi che accantonate, siete obbligati a accantonarli e poi non li spendete. E poi i soliti noti se li spendono e poi vi lamentate perché quelli là fanno risultati migliori. E quello dei fondi interprofessionali è un esempio clamoroso. Ma sapete quante aziende in cui vado che non lo sanno sta roba qui? Quindi, una scossa, che non vuol dire non goderci anche questo momento, godiamocelo questo momento qui, ma carichiamo le munizioni, no? Carichiamo le munizioni per il 2026. E il partenariato non lo regala a nessuno, è nel gioco delle parti. Se noi saremo in grado, il partenariato ci sarà. Se non saremo in grado, ve lo dico già, ma non perché sono bravo io, perché lo vedo da altre parti, vi disintermediano. Chiudo con un esempio, Mondo Automotive. Mondo Automotive, il sistema dei concessionari verrà disintermediato. Chiaro? Quindi i concessionari non esisteranno più. Già Porsche, molti di voi avranno Porsche, sanno che Porsche, che avendo alto di gamma, ha già comprato tutto quello che c'era da comprare in Italia come concessionarie. Perché? Perché di concessionari impreparati e con magazzini distribuiti Porsche non se ne fa nulla. Porsche vuole controllare la relazione col mercato e vuole un magazzino centrale, non vuole un magazzino per provincia. L'ha fatto già Tesla, professore. Tesla, ovvio. Lui però Tesla è partito da zero, quindi sto dicendo che se prendiamo Audi, tutte queste qua, vedrete che nei prossimi 10 anni i concessionari spariranno, perché loro hanno bisogno, non è che spariranno tutti, sei in grado di darmi un tipo di prestazione? Sì, non sei in grado, faccio io. Ok? Questo è quello che avviene. Nella grande distribuzione organizzata, quindi parliamo di questi qua fuori, quello che sta avvenendo non lo dicono, ma la Barilla di turno, in questo caso qual è la partita del contendere? La partita del contendere è: mi dai i dati o non me li dai? Questo è il tema. Cioè mi dice: tu Rossetto, tu Esselunga, tu Coop, hai i dati e quello che sai fare è far promozione e non mi dai un cavolo. Sai che c'è? Sta roba qui comincia a starmi stretta. Fino adesso non l'hanno mai detto, fino a 3 anni fa Barilla stava, uso Barilla come esempio, stava coperta, perché era l'unico modalità per cui devo transitare da lì, no? Quindi non si poteva neanche nelle riunioni del top management dichiarare qualcosa, perché si sa mai che vada la notizia all'Esselunga di turno. Adesso cominciano a fare dei programmi pilota con le catene a dire: mi condividi i dati? Sottinteso, se non lo fai ti disintermedio. Cosa faccio? Comincio ad andare su Amazon, cosa che hanno già fatto, poi comincio a aprirmi dei miei siti di e-commerce, cosa che anche qui hanno fatto, perché avrete visto, uso Barilla, che nell'occasione del Natale cominciano a venderti in occasioni speciali, vedo che lei annuisce e quindi stanno già facendo il salto della quaglia. Ok? E allora a quel punto al supermercato gli dicono, gli fanno una richiesta di competenza, anche lì, perché non è che gli dicono a me che tu metti i prodotti a scaffale, mi serve a nulla, non mi serve a nulla. E allora a quel punto chi sopravviverà della distribuzione? La distribuzione specializzata, che offre un servizio, che è in grado di consigliare Giuliano Noci perché sa che a Pasqua ha quel tipo di obiettivo. Tutto il resto andrà da altre parti, e non è per amore o per simpatia, è perché il mercato bellezza. Capite? Questa è la partita. Ed è la partita di sistemi di distribuzione che spostano la chiave, non è più una chiave geografica, è una chiave di conoscenza. Questa secondo me è la sfida, ed è la sfida su cui riflettete, interrogatevi, ma davvero rifletteteci fino in fondo, in modo tale che al 2026 avrete detto: tutto quello che potevo fare l'ho fatto. L'unica cosa è: evitate
di essere troppo felici, cioè godiamocelo questo momento qui, no? Ma non troppo, perché il successo ubriaca. Bene, speriamo di non dover affittare una stanza più piccola, una sala più piccola nel 2026. Insomma. Ma guardate che non è così. Cioè... paradossalmente, voi siete in una situazione, cioè i clienti li avete in mano voi. Cioè in questo momento l'impresa, in questo momento ci sono fior di articoli scientifici che discutiamo nella nostra comunità, di come l'incumbent, no, tecnicamente viene chiamato l'incumbent, cioè l'attore che è già sul mercato, che abbia dei vantaggi enormi rispetto ai nuovi. Ma qual è? Sapete perché i nuovi che entrano hanno spesso successo? Perché i nuovi che entrano non hanno l'incrostazione della storia e quindi partono subito in modo nuovo. Ma non conoscendo i clienti, voi in realtà li avete già. Quindi si tratta di fare leva su questa cosa qui. Quindi l'ottimismo ci deve essere. Facciamo un ultimo giro, che siamo in ritardo, alla tavola rotonda Cerù. Allora, ottimismo tra tecnologia e formazione. Allora, da imprenditore l'ottimismo è il nostro sale quotidiano. E... non possiamo che ritenerci ottimisti. E, ripeto, secondo me l'innovazione è il tema centrale che ci deve contraddistinguere in questo periodo di grande ebbrezza, di grande euforia. Quando dicevo che siamo appunto dei nani sulle spalle dei giganti, ci permette di vedere lontano, questo è il senso. Non è solo il senso che siamo qualcosa di grande perché i nostri... quelli prima di noi hanno costruito qualcosa di importante, nel mio caso era riferito anche a quello, ma anche perché l'orizzonte che riusciamo a vedere è sicuramente un orizzonte più lontano. Quindi ecco, io lascio la parola con quest'idea che dobbiamo proiettarci in un futuro fatto di tutte queste parole, di tutte queste sollecitazioni che abbiamo ricevuto quest'oggi, e ringrazio anch'io Virginia per questa opportunità. Grazie Ravelli. A me è piaciuto tantissimo l'intervento che ha fatto il professor Noci in merito alla lingua cinese. Aveva detto la stessa cosa anche nella riunione che avevamo fatto la settimana scorsa. Di legare, diciamo, l'opportunità che nasce da un momento di crisi. Perché da questi tipi di momenti, chiaramente per forza di cose, uno... si deve un attimo dare una svegliata, nel senso che nel momento in cui ho un problema o trovo un modo di risolverlo oppure questo problema mi schiaccia. Risolvere un problema, nel nostro caso di produttori, vuol dire trovare nuove vie per produrre lo stesso prodotto o trovare vie alternative che producono un prodotto differente, quindi cercare di sfruttare l'opportunità che viene data nei momenti di crisi. Quindi trasformare il problema appunto nell'opportunità. Però è chiaro che la cosa deve essere fatta in maniera che bisogna essere sul pezzo, bisogna essere svegli, perché sennò se dormi chiaramente poi vieni schiacciato da tutti i giganti che ci sono dietro, che l'opportunità non sono, non fanno altro che coglierle. Ecco tutto qua. Grazie. Io direi noi siamo ottimisti, un po' folli, perché logicamente l'imprenditore è folle, però concreti. I nostri tre drive principali, che diciamo già da 7 anni quasi, io parlo di sostenibilità sicuramente, ecco, date, strizzate sempre l'occhio verso la sostenibilità, verso l'edilizia circolare, favorite sempre i materiali, quelli con, oggi sono tanto le camme, no? Materiale da recupero, e l'edilizia digitale. Noi attualmente abbiamo messo in piedi un marketplace che si chiama magazzinoedile.it, proprio in visione di quello che ci aspetterà fra 3-4 anni. Ecco, questi sono i tre punti principali dove noi ogni giorno diciamo ai nostri associati. Grazie a tutti e buona giornata. Belotti. Io ero ottimista anche negli 8 anni di lungo inverno, dal 2012 al 2019, dove concludere l'anno mettendo il segno più era una grandissima soddisfazione.
e quindi non mi sono neanche particolarmente euforizzato l'anno passato o per certi versi anche già nel 2020 dal 4 maggio di quell'anno, quando poi alla fine, malgrado i due mesi di stop, ci abbiamo quasi tutti, spero anzi tutti, recuperato gran parte se non tutto quanto non fatto. Quindi io sono e continuo a essere assolutamente ottimista. Tiene l'Inter? No. No, no. No, perché mi sembra la psicologia abbastanza. No. Sono ottimista, primo perché costa quanto non esserlo e poi perché per il lavoro che faccio, se non lo fossi, dovrei forse alzare la manina e uscire dal campo. Grazie Cianciosi. A tutti. Sì, sì. Conclusione. La domanda è ottimismo? Beh, qual è innanzitutto il mix per essere ottimisti? Competenza, logistica, tecnologia e poi? Beh, aprire una partita IVA vuol dire essere incoscienti ottimisti, vero? Cioè, se no, che apre a fare una partita IVA se non sei uno sfacciato ottimista? E io perciò l'ho aperta tanti anni fa. E quindi guardo il futuro con ottimismo, ma soprattutto e formazione, ha detto prima, vero? Ottimismo, formazione, eccetera. E soprattutto perché dico, devi impegnarti sempre di più, tu e chi ti circonda. E quindi, sapendo che ho ancora buona volontà, voglia, entusiasmo di conoscere e di crescere, e allora tutti questi sentimenti positivi mi portano a essere ottimista. La formazione. Molto spesso, allora io dico, in azienda mia ho chiesto un giorno a settimana, il pomeriggio, uno di voi deve leggere tutte le riviste che arrivano. Chiedo ai produttori, organizziamo almeno una volta all'anno il confronto vostro con il nostro, dove ci confronteremo tecnicamente e commercialmente. Da un certo orario in poi chiedo che un vostro o dei vostri funzionari possano venire in azienda e in riunione, dopo la chiusura, chiedo il sacrificio, quindi la chiusura, eccetera, di poterci confrontare. La cultura passa attraverso una buona volontà, passa attraverso una cultura personale, cioè per me la cosa più difficile da diffondere è quando mi viene l'idea e poi devo convincere chi mi circonda a sposare quella nuova idea. Ecco, formare il collaboratore, formare chi ti incontra, formare anche il tuo cliente, il produttore, nel senso non voglio essere presuntuoso, intendo dire amalgamarci e quindi sposare una nuova idea, una nuova iniziativa, la cosa più difficile è sempre e soprattutto l'essere umano. Questa è diabolicamente la cosa più difficile. Adesso oggi siamo qui riuniti, abbiamo dei grandi sentimenti, stiamo toccando emozioni fortissime, poi magari uscendo, percorrendo la strada verso casa, dimenticheremo tante di quelle situazioni, ci sgonfieremo. Ed è la verità, è inutile discutere, ed è la verità. Ecco, noi dovremmo conservare tutto ciò che abbiamo acquisito oggi nel confronto, chi la pensiamo o meno, più o meno allo stesso modo, ma conservare il tutto e conservare quell'ottimismo. Io farò impresa finché sarò uno sfacciato ottimista. Bene, ottimo, grazie a tutti.